Buongiorno a tutti, grazie al sindaco per l'invito che ci ha rivolto. Io credo che questa sia una giornata importante per la comunità di Giamello, ma senza enfasi credo di poter dire che è una giornata sbagliata. La decisione di un gruppo grande e importante come quello San Benedetto, la cui qualità vi pregherei di soffermarvi magari anche dopo, no? Per capire l'eccezionalità del gruppo che ha deciso di investire questo territorio, diciamo, è importante perché non solo segna un momento di possibile sviluppo per questo territorio, ma dà un segnale che è importante per l'Italia. In un momento di crisi come questa, molto spesso noi imprenditori, alcuni di noi, diciamo, hanno ceduto al rifugio tranquillo dell'attesa, quindi evitiamo gli investimenti in questo momento perché i tempi non sono ancora maturi. Ci sono le incertezze, i mercati mondiali eccetera. Devo dire che invece la tradizione migliore dell'imprenditoria italiana, che è personificata proprio dal commendatore che ho l'onore di avere qui a fianco a me, invece l'ha pensata diversamente, quindi ha deciso di fare un investimento peraltro nel mezzogiorno, in una zona diciamo particolarmente bella che noi amiamo, ma diciamo anche particolarmente difficile da scoprire. Dicevo, questo è un segnale positivo, è un segnale positivo anche il rapporto che un gruppo così grande e così importante ha potuto avere in maniera proficua con la pubblica amministrazione. Sento diciamo, di potervi riferire le poche parole che noi abbiamo avuto modo di scambiare ieri, il sentimento di una, come dire, di una, il riconoscimento vero della qualità della relazione che si è riusciti a instaurare, sia con l'amministrazione comunale che con quella regionale. Questo è il segno un po' anche della diversità, se vogliamo, della Basilicata. Molto spesso, possiamo dirlo senza incensarsi, ma diciamo, molto spesso il sud viene data una descrizione che non corrisponde alla realtà e soprattutto si tende a unificare tutte le regioni, tutte le realtà come fossero tutti uguali. Così non è, noi lo sappiamo. E la Basilicata da questo punto di vista credo di poter dire si può distinguere. Non mi trattengo oltre, sottolineo solo un aspetto. Questo, come giustamente diceva il sindaco, può essere l'inizio di una serie di attività che possono, io sono convinto, porteranno ad uno sviluppo economico di quest'area. Spolino è una risorsa per il paese, è un luogo bellissimo, non lo devo io descrivere a voi. È chiaro che riuscire a farlo conoscere meglio, riuscire a portare sul mercato diciamo, globale un prodotto come quello dell'acqua che testimonia l'eccezionalità di questi luoghi, può essere un momento di grande sviluppo.